Continua il nostro rapporto con RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, a cui mandiamo un caloroso abbraccio e saluto a lui, che è il nostro direttore sulla piattaforma Spreaker, direttore del gruppo RAN, Radio Antenne Audio Nazionali, da Voce dello Sport Fabio Pezzotti, a dare Di il Radio 1 benvenuto di a questa Roberto De Angelis. importante emittente. Lo facciamo con lo speciale dedicato al Frosinone in questa 25esima giornata, che lo ricordo, inizia proprio questa sera. Ore 21 con Cosenza Frosinone. Poi ci sono le partite domani alle ore 15 con Ascoli Cremonese, Cittadella Juve Stabia, Trapani Spezia Virtus Entella Benevento, quella delle 18 con Pisa Venezia, quelle di domenica alle ore 15 con Pordenone Chievo Verona, Salernitana Livorno, quella delle 21 con Crotone Pescara, quella del posticipo di lunedì 24 febbraio delle ore 21 a chiudere questa 25esima con Perugia Empoli. Quindi si torna a parlare di Frosinone, un Frosinone che è secondo in classifica. Andiamo a vederla anche in dettaglio questa classifica. Il Benevento ormai che fa corsa solitaria a sé, a 57 punti. Pensate, le streghe che comandano la serie cadetta e sono lì a 57 punti. Segue la coppia, appunto, Spezia Frosinone a 40, Crotone 37, Cittadella e Salernitana insieme al Pordenone a 36 punti, Virtus Entella a 35, Chievo Verona 34, Empoli e Perugia 33, Juve Stabia Pescara 32, Ascoli 31, Pisa 30, Venezia 28, Cremonese 26, le ultime tre a seguire, Cosenza appunto 23, Trapani 19, Livorno 14 punti. Quindi c'è un testacoda micidiale, il Cosenza 23 punti, amici di RDA Radio 1 in ascolto in questo momento, e Frosinone a 40 punti. Quindi c'è chi deve salvarsi, vedi il Cosenza, c'è chi deve aumentare, o meglio diminuire il distacco dalla più quotata Benevento prima in classifica, il Frosinone. Quindi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al San Vito, allo stadio Gigi Marulla di Cosenza questa sera, perché appunto arriverà il Frosinone e quindi ci sarà veramente da divertirsi. Un Frosinone di tutto rispetto, un Frosinone che Alessandro Nesta, il tecnico appunto Ciociaro, mette in campo con Bardi Trepani, Brighetti, Erauto, Capovana, Salvi, Redden, Maiello, Asbeghetto, Dionisi, Novakovic. Quindi Mister Nesta parla di questo incontro in questa vigilia e ci dice: il Cosenza arriva da una grande vittoria con Pillon, ha ritrovato compattezza. Per noi è una gara fondamentale perché se vinciamo diamo un'altra scossa alla classifica. Ha ragione il tecnico romano, perché se dovesse accadere tutto quello che ci aspettiamo, o meglio, speriamo in una vittoria del Frosinone, il Frosinone salirebbe così prepotentemente al secondo posto, vedendo soprattutto un occhio soprattutto allo Spezia, a quello che fa. Parla chiaramente in conferenza stampa, risponde Pillon, il tecnico cosentino, dove dice: il Cosenza ha margini di miglioramento, arriviamo molto molto bene al match. Quindi siamo pronti per questa sfida, ci siamo ben preparati, abbiamo entusiasmo e dopo la vittoria di Livorno siamo molto più consapevoli di affrontare una squadra molto molto quotata. E proprio per questo il tecnico del Cosenza ci dice la formazione che manderà in campo con Perina tra i pali, Casadola, Idda, Capela, Lazzara, Bruchini, Canutè, Sciaudone, Caretta, Asensio, Pierini. Una formazione che ha, come detto precedentemente, vinto e meritatamente anche contro il Livorno, e che riproporrà, quindi formazione che vince non si cambia, che riproporrà proprio contro il Frosinone. Quindi, caro Roberto De Angelis, caro direttore, ci sarà il pubblico, come abbiamo detto, le ultimissime danno questo, un grande seguito accompagnerà il Frosinone in quel di Cosenza. Lo sappiamo, il tifoso principe, il tifoso doc Maurizio Lomone, che siederà sicuramente a casa perché si sta riprendendo da questo malessere che lo ha purtroppo allontanato un po' dallo stadio, ma che sarà sicuramente lì a tifare con tutta la sua famiglia e tutti i suoi amici per questo Frosinone, che cercherà di andare a Cosenza e prendere 3 punti importanti. Quindi un Frosinone che dovrà fare i conti però contro la squadra cosentina, che viene data in veramente in ottima forma. Quindi ci sarà,
come abbiamo detto, il pubblico delle grandi occasioni, sicuramente quelli che andranno a vedere la partita non avranno da recriminare perché veramente ci sarà da divertirsi. Purtroppo ci sono anche, bisogna parlare anche del tema degli infortunati, Dionisi e Capuano sono recuperabili, Paganini ancora vediamo. Per quanto riguarda invece le condizioni di Ciano c'è un mese di stop, poi verrà sicuramente controllato e valutato per vedere se potrà essere almeno quantomeno potrà tornare ad allenarsi quanto prima. Queste sono le ultime indicazioni per quanto riguarda il Frosinone. Un Frosinone, come abbiamo detto, che pian pianino con gol con il contagocce ha raggiunto la seconda posizione. La prima posizione, come abbiamo detto, è quella del Benevento di Filippo Inzaghi. Scusate, ma qui stiamo parlando di due ex giocatori, ma che ora fanno gli allenatori e che si stanno ben comportando. Simone Inzaghi con la sua Lazio secondo in classifica. Filippo Inzaghi che dopo aver portato il Venezia in Serie B ha preso le redini in mano di questa società giallorossa, le streghe di Benevento, ed è primo in classifica e sta veramente mettendo record su record. Quindi il Frosinone, che dista 17 punti appunto dalla stessa squadra beneventana, vorrà cercare di ridurre questo gap, e cercherà di ridurre questo gap proprio partendo da questa sera di nuovo contro il Cosenza. Ci si aspetta di nuovo una vittoria con un gol di scarto. I tifosi sono contenti se questo avvenga, purché conti appunto prendere i 3 punti che sarebbero importanti per l'andamento della. Intanto squillano i telefoni allo studio perché i tifosi ci scrivono, i tifosi ci leggono, i tifosi ci ascoltano. E stiamo leggendo in questo momento, ci fanno i complimenti qui su RDR Radio 1 di Roberto De Angelis. Telefoni che squillano in continuazione. Abbiamo 3 telefoni, stanno squillando, pensate, perché mentre facciamo la diretta, è bello anche della diretta, è questo, stiamo parlando di Frosinone e i telefoni continuano a strillare perché sono i tifosi che ci vorrebbero dare il loro consenso. Leggiamo che Franco da Frosinone ci indica: bravissimo Fabio, questa, leggo testuale, questa è la strada da percorrere. Nesta dovrebbe far giocare, secondo Franco da Frosinone, Nesta dovrebbe mettere in campo un ulteriore attaccante. Ricordo che Nesta ha messo in campo 3 attaccanti, gioca quasi sempre con un tridente falso. Quindi, caro Franco, Nesta secondo me sta compiendo dei miracoli, vista la partenza, come era andata, che rischiava il posto. Nesta si sta ben comportando. Ci scrive Franco da Frosinone, a cui mandiamo un caloroso abbraccio e saluto. Caro Franco, continua a seguire RDR Radio 1, ma soprattutto la voce dello sport, Fabio Pezzotti, che potrai ascoltare anche su Sport Radio. Facciamoci un po' di pubblicità, caro Roberto, eh? Non me ne volete. Poi ci scrive anche la coppia, i coniugi Antonella e Massimo, sempre da Frosinone. Continuate così, è un piacere ascoltarvi. Il trilio dei telefoni è da questi responsi, Antonella e Massimo da Frosinone, che ci scrivono, ci fanno i complimenti per questo speciale che facciamo ogni venerdì sul Frosinone. Grazie, seguiteci, e noi con immenso piacere ci adoperiamo per cercare di dare le giuste e dovute informazioni, come dico sempre io. Andiamo, voltiamo pagina e andiamo a vedere il prossimo turno, la 26ª giornata, che lo ricordo inizierà venerdì 28 febbraio alle ore 21 con Virtus Entella Crotone. Poi le partite delle ore 15 di sabato con Benevento Spezia, Cittadella Cremonese, Empoli Pordenone, Juve Stabia Trapani, Pisa Perugia, Venezia Cosenza, quella delle 18 con Chievo Verona Livorno, e quella sempre alle 18 con Frosinone Salernitana. Quindi altro appuntamento in casa del Frosinone, questa volta arriverà la Salernitana a chiudere questa 26ª giornata. La partita, il posticipo serale di domenica alle ore 21 tra Pescara e D'Ascoli. Quindi altri impegni attenderanno il Frosinone, altri traguardi sono da raggiungere. Caro Frosinone, caro Nesta, cari tifosi, cari giocatori, cercate di dare impegno, cercare di meritare i tanti tifosi che vi seguono,
che tifano per voi, che onorano, cioè cerchiate di onorare questa maglia, quella gialloblu, perché veramente c'avete un seguito pazzesco, un seguito veramente fenomenale. Da Fabio Pezzotti, la voce dello sport, ti ripasso la linea, caro Roberto De Angelis, e ci sentiamo la prossima puntata. Ciao!